La partita è risultato di 1-1 nel campo della Guanzatese. Quindi, prima parola sul campo, dimensioni un po' ridotte vi hanno messo in difficoltà? Ma io me l'aspettavo, sapevo che loro hanno questa possibilità di giocare indistintamente o sul campo 1 o sul campo 2, sanno che noi, anche se giochiamo su un campo simile, facciamo difficoltà in spazi stretti con i giocatori brevelini che abbiamo. E quindi mi aspettavo di giocare lì, sapevamo che era una battaglia e avevamo 2 risultati su 3. Vincere avrebbe probabilmente chiuso i discorsi, però in questo momento abbiamo una partita in meno e mancano 3 e inalterato il vantaggio sulla zona play-out. La zona play-out ormai quasi, insomma, salva, tranquilla, la squadra ha scelto una tattica più difensiva anche nel finale con il 4-5-1 proprio per motivi di classifica o perché la partita... Sai, in un campo così non puoi giocare a calcio, quindi se prendi gol rischi poi che gli altri si abbassano e non lo fai più. Quindi l'unica soluzione era non rischiare di prenderlo, poi se lo avremmo fatto sarebbe stato un risultato fantastico. La corsa alla salvezza no, è apertissima perché abbiamo solo 4 punti, 3 partite. Adesso una battaglia giovedì, anzi invito tutti gli appassionati a venirci a vedere in casa alle 20, visto che anticipiamo per la Pasqua e dobbiamo fare punti assolutamente con la Bregnanese. Non sarà facile perché in 2 anni... Adesso incontriamo Bregnanese prima e Gavirate, sono 2 squadre che in 2 anni abbiamo sempre pareggiato, perché sono 2 squadre toste. Infatti anche Gavirate, che poi sarà quella dopo in casa, è una squadra che è stata terza l'anno scorso. Quindi dobbiamo stringere i denti e avere anche un atteggiamento a volte brutto da vedere, ma raggiungere questo obiettivo. Nelle partite passate c'è stato un po' di lamentele anche da parte sua per la mancanza di giocatori per motivi contingenti. La prima squadra non gioca questa domenica. Avete utilizzato qualche giocatore della prima, vi ha aiutato questo? Sono scesi 4 giocatori della prima, ci hanno dato numeri, un po' di gamba, anche se su non giocano, quindi non è che hanno poi questa gamba così performante. Però sicuramente ci hanno dato almeno i numeri di arrivare a 18, noi siamo allenati dalla settimana in 9, in 8, quindi io gli ho detto: ragazzi, se voi venite a allenarvi io posso incidere, se non venite a allenarvi io non incido. E quindi spero che capiscano che questa settimana ci giochiamo tutto la Bregnanese e vengano ad allenarsi. Grazie, mister. Grazie a voi.